Ho cercato di partire da una farfalla per esprimerla da due punti di vista opposti. Uno che è la leggerezza e il colore che si evince attraverso un'interpretazione più etnica, new ethnic, e dall'altra invece una farfalla più dark, più gotica, più rock. Come interpretata? Nella parte più etnica, attraverso delle stampe con delle elaborazioni grafiche di micro dettagli di farfalle, tutte piazzate sui capi in modo assolutamente unico e specifico su ciascun singolo pezzo, o vestito top che sia, oppure attraverso i vestiti o le tute, perché ce ne sono anche, ci sono delle tute che sono dei must have questa collezione. Con dei piazzamenti particolari di ricami a farfalla che sembrano quasi dei tattoo. Quindi una nuova donna molto dark, molto forte, che viene reinterpretata attraverso dei tatuaggi molto, molto forti. La farfalla mi ha sempre intrigato perché attraverso la metamorfosi diventa, da un essere forse il più orripilante che ci possa essere apparentemente, diventa il più bello, per cui mi ha sempre affascinato la metamorfosi, per cui ecco anche in questa sfilata il tema è la metamorfosi, perché tutto parte da qualcosa di cupo, dark, apparentemente buio e molto chiuso, ma poi invece si libra nell'etere con una leggerezza e bellezza assoluta.